Salve a tutti. Oggi ci chiederemo da dove nascono quelli che definiamo poteri paranormali. E poi, è vero che Sri Satya Sai Baba ha resuscitato delle persone? E ancora, a quale scelta fondamentale, epocale, siamo chiamati in questo periodo di transizione planetaria? Oggi, leggendo ancora qualche riga del veggente Shuka Maharishi, cercherò di rispondere a queste domande, ovviamente sempre secondo gli insegnamenti dei grandi esseri. Girando l'India, ho potuto accedere alla sua conoscenza spirituale e alla sua saggezza millenaria, divorando testi antichi, moderni, nelle biblioteche degli ashram e sedendomi ai piedi di questi grandi esseri dai tanti poteri. E a volte, arrivando in una nuova località di quella immensa nazione, mi capitava di sentirmi chiedere: ma non vai a rendere omaggio al nostro maestro? Compie tanti miracoli. E sì, ho potuto imparare e ricevere iniziazioni da questi esseri, dagli occhi luminosi, e centrati in questo nucleo autentico di verità e amore di cui ho parlato nel video precedente sulle Shukanadi. E posso affermare che in linea generale questi poteri che definiamo sovrannaturali sono inerenti a questo sé autentico. In India esistono migliaia di ashram e migliaia di esseri risvegliati, perché è una nazione con una vibrazione altamente spirituale che giunge dall'alba dei tempi. E ogni incontro con questi maestri per me è stato qualcosa di magico. Ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa di unico e di speciale nel cuore. Ma anche in questa atmosfera di miracoli continua che pervade le giornate dell'autentico ricercatore spirituale, quando arrivai nell'ashram di Swami, capii che ero capitato in un mondo diverso. A cominciare da quel sogno in cui ero seduta alla destra di Swami, chiaramente eravamo in uno stadio, nessuno può immaginare che ci sia uno stadio in un ashram. Quindi capii che non era soltanto un sogno. E poi col tempo scoprì che varie profezie antiche avevano annunciato l'incarnazione di Swami. Comunque ora continuerò a leggere qualche altra riga dai testi delle Shukanadi. Troviamo. La sua vita sarà esclusivamente per soccorrere l'umanità, nel modo descritto da Krishna. E ogni cosa che si riferisce a lui è soltanto per il bene. Quando l'ingiustizia sarà aumentata ancora, i pieni poteri di Sri Satya Sai Baba entreranno in gioco e saranno conosciuti in tutto il mondo. Egli mostrerà che lui solo è in grado di controllare la furia della natura. Immagino che qui si riferisca ai suoi vari interventi in caso di calamità naturali come esondazioni o quando in occasione dell'incendio di una foresta apparve e le fiamme furono estinte. Nelle Shukanadi si fa menzione di suoi vari miracoli, tra cui quando fece volare un aereo per lungo tempo dopo che esso aveva esaurito il carburante per sola forza della sua volontà. Si afferma anche che il bene verrà a chiunque, anche soltanto veda Sri Satya Sai Baba. Poi, importante, Shuka Maharishi definisce Sai Baba un Sankalpa Siddha, cioè un maestro della volontà. Questo termine indica un essere la cui volontà è indefettibile, cioè tutto quello che egli comanda avviene. Shakuntala Balu riporta poi che i rishi dichiararono
che egli avrebbe avuto il potere di abbandonare definitivamente il corpo in una data da lui stabilita. In effetti, in certi antichi testi fu profetizzato che Sai Baba avrebbe lasciato il corpo all'età di 95-96 anni, secondo chiaramente il calendario vedico indù basato sulle fasi lunari. E Swami confermò, e così avvenne. Sai Baba lasciò il corpo all'età di quasi 96 anni. Per noi, invece, secondo il nostro calendario gregoriano, era il 24 aprile 2011, giorno di Pasqua e di resurrezione. Poi Shuka Maharishi cita un termine che è stato mistificato in Occidente, e questo termine è Avatar. Per cui, per una maggiore comprensione, rimando al video che si intitola proprio Avatar, che fa parte di questa playlist. Quindi dice: questo avatar avrà poteri risanatori e quello di curare se stesso aspergendosi d'acqua. Ora, successe varie volte che Sri Satya Sai Baba, come dire, smaltì sul proprio corpo la malattia destinata a qualche devoto. Ad esempio, come riportato nelle cronache dell'epoca, a fine giugno 63 ad un certo punto il suo corpo cadde incosciente, rigido, affetto da paralisi. Aveva un attacco di trombosi cerebrale. Swami rifiutò ogni medicamento. Rimase a letto per 8 giorni. Tutta la parte sinistra del suo corpo e la sua mano destra erano state colpite. Arrivò il giorno di Guru Purnima, che è la festività indù in cui si rende omaggio al Guru. La sera del Guru Purnima, Sri Satya Sai Baba insistette per essere portato giù al piano terra, nel tempio, perché voleva dare il darshan alle migliaia di devoti giunti da lontano. Non poteva parlare, ma riuscì a farsi intendere affinché gli venisse portata dell'acqua. Allora vi immerse la mano destra e spruzzò l'acqua sulla sua mano sinistra, che immediatamente si sbloccò. Poi usò entrambe le mani per strofinare la gamba sinistra. Questo fu sufficiente, e in un attimo Swami sconfisse la malattia ed iniziò a parlare con la stessa voce musicale di sempre. Egli disse: questa non è una malattia di Swami, ma un'infermità che egli ha preso su di sé con l'obiettivo di salvare qualcuno. Swami non prende malattie, non si ammalerà mai. Dovete essere felici. Solo questo farà felice Swami. Se vi rattristate, Swami non sarà felice. La vostra gioia è il cibo di Swami. Questa è esattamente la ragione per cui ho dovuto prendere su di me la malattia che doveva colpire un devoto che non avrebbe avuto la possibilità di affrontarla. Doveva subire questa terribile infermità, come pure i 4 attacchi cardiaci che l'hanno accompagnata. Non sarebbe sopravvissuto. Quindi, fedele al mio dovere di proteggere i devoti, dovevo salvarlo. Naturalmente non è la prima volta che prendo su di me la malattia di persone da salvare. Anche nel precedente corpo, a Shirdi, avevo questa responsabilità. Per quel devoto, la sofferenza che avete visto sarebbe stata troppo grande. Quindi ho dovuto salvarlo. Questo è il mio gioco, la mia natura e parte della missione per cui sono venuto, la protezione dei devoti. Anche in un noto epocale discorso, Swami aveva spiegato le ragioni della sua incarnazione, inserendo tra queste quella della protezione dei devoti.
preciso che con il termine devoti egli aveva sempre inteso coloro che davvero fanno ogni sforzo per mettere in pratica i suoi insegnamenti. E aggiunse anche un dettaglio, che i suoi veri devoti sono dentro nella loro interiorità, così come viene mostrato fuori, in pubblico. Non c'è maschera, non c'è dualità. A costoro egli fece una promessa: vi proteggerò come le palpebre proteggono gli occhi. Questo suo sankalpa, per usare un termine in sanscrito, questa sua volontà non si è limitata ai popoli di questa terra. Il saggio Shuka scrive: questo avatar userà questi poteri risanatori non soltanto per la gente di questa terra, ma anche per gli esseri di altri mondi che si trovano su una frequenza più elevata. A volte vi saranno situazioni indistricabili e allora egli assumerà su di sé i mali e le sofferenze di questi altri esseri per salvarli dalle maledizioni e dal male provocato da altri. In tali casi egli si curerà quando il pericolo sarà svanito. Ora sarebbe opportuno chiedersi: esiste un limite al potere di Sri Satya Sai Baba? Nelle Shukanadi si fa menzione della sua capacità di allungare la vita, e a tale proposito si potrebbero raccontare molti episodi. Uno dei casi più noti e documentati è quello del signor Radha Krishna. Avvenne nel 1953 ed è anche stato riportato nel libro Sai Baba, l'uomo dei miracoli di Edward Marwitt. Più recentemente sua nipote Gayatri Gupta è stata intervistata a Radio Sai e ha confermato tutti i dettagli che furono raccontati all'epoca. Quindi questa famiglia del signor Radha Krishna era molto devota a Sai Baba. Loro, pur non godendo di condizioni economiche favorevoli, non mancavano mai di partire dalla loro città, Kuppam, e per andare a trovare Swami, il loro amato maestro. In occasione di una di quelle visite, il signor Radha Krishna si ammalò gravemente ed entrò in coma. Nei giorni seguenti non diede più segni di vita e un'infermiera ne constatò il decesso. Con il passare delle ore e dei giorni, il corpo divenne gonfio, freddo, rigido e bluastro. In India è consuetudine bruciare i cadaveri dopo un giorno dal decesso, ma il primo e il secondo giorno erano passati, il cadavere incominciava a puzzare e tutti i presenti incominciarono a fare pressioni a sua moglie affinché si decidesse finalmente a farlo portare via. Ma la vedova era irremovibile. Rispondeva che non avrebbe fatto nulla senza avere prima consultato Swami. Il terzo giorno Swami uscì sulla veranda e si rivolse a sua moglie: Radamma, ma che cosa fai lì? Come se non sapesse nulla. E questo era un modo tipico di fare di Swami, anche quando aveva a che fare con noi. Cioè, sapeva sempre tutto, ma maliziosamente fingeva di non sapere. Poi Swami entrò nella stanza dove giaceva il cadavere e chiuse la porta dietro di sé. Dopo qualche minuto la riaprì. Sul letto era seduto il signor Radha Krishna. Swami chiese che gli fosse portata una bevanda calda. Quest'altro episodio invece avvenne nel 1971. Protagonista un americano di nome Walter Cohen e sua moglie Elsie,
entrambi grandi devoti di Sai Baba. Qui nella foto li vediamo tutti e tre insieme. Tra l'altro, testimone della vicenda fu un loro amico, lo scrittore John Hislop, che poi la riportò in uno dei suoi libri, Il mio Baba ed io. Quel giorno Walter Cowen e sua moglie si trovavano presso l'hotel Connemara di Chennai in India, quando il signor Cowen morì per un attacco di cuore. Fu chiamata l'ambulanza e non si poté far altro che constatare il decesso. Il cadavere fu portato in ospedale e il medico, confermato appunto il decesso, riempì le narici e le orecchie del signor Cowen di cotone e poi lasciò l'ospedale. Quando il medico tornò in ospedale ed entrò nella stanza dove giaceva il cadavere, trovò il signor Cowen vivo. Sua moglie aveva pregato ardentemente Swami che lo salvasse. Più tardi Sai Baba confermò alla coppia di avere resuscitato il signor Cowen per evitare che sua moglie tornasse in America con un cadavere. Ecco, tramite questi resoconti ho descritto alcuni dei poteri di Swami, ma Shuka Maharishi ne cita anche altri. E noi che siamo stati seduti ai piedi di Swami per tanti anni ne siamo testimoni. Il grande Rishi di 5.000 anni fa ci ha raccontato molto altro e ci ha anche detto esplicitamente chi Sri Satya Sai Baba sia. Ovviamente non è possibile raccontare tutto in un breve video, ma penso che ciò che è fondamentale, soprattutto in questa fase, sia accogliere il messaggio di tutti i grandi esseri di tutte le epoche, che è quello di ascoltare sempre la parte più autentica di se stessi, che è il cuore. Come ci ha insegnato Swami, poiché siamo esseri divini, rinnegare la nostra vera natura è la causa di ogni sofferenza. Non bisogna mai essere meno di ciò che è rispetto, amore e gentilezza nei confronti degli altri e anche nei confronti dei fratelli animali che, come ci ha detto, sono qui come noi per la loro evoluzione. Swami a tal proposito chiede: Dio è in tutti gli esseri, quindi perché fare loro del male? Quando l'individuo si allontana dal proprio centro, si perde in sequele di incarnazioni senza fine, scambiando di volta in volta tali personalità umane per il proprio vero sé. Ma in questa fase dell'umanità, in questa battaglia finale, le energie della luce sostengono tutti coloro che hanno scelto di tornare a casa, nel proprio centro, dove c'è quella pace che supera ogni intendimento. I numerosi messaggi che arrivano dai mondi spirituali in questo periodo ci offrono due prospettive diverse. O ricominciare un altro ciclo reincarnatorio in mondi a bassa frequenza, come è stato quello della Terra finora, con tutto ciò che questo comporta in termini di malattie, sofferenza e morte, oppure operare in noi questo cambiamento. Non c'è più tempo, ci viene detto. Se non attraversate l'oceano della sofferenza ora, chiede Swami, quando vi si presenterà un'altra opportunità? Per concludere, la scelta è adesso. Possano tutte le creature essere felici.